Giorgio Gaber aveva composto uno dei suoi meravigliosi monologhi proprio sulla anomalia degli italiani, sul loro essere un po' infingardi e un po' eroici. Allora, grazie alla Fondazione Gaber, questo monologo, che molti di voi forse non hanno mai visto, possiamo trasmetterlo subito. Secondo me, gli italiani e l'Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale. Ma la colpa non è certo dell'Italia, ma del popolo italiano che è sempre stato indisciplinato, individualista, se vogliamo un po' anarchico, ribelle e troppo spesso cialtrone. Secondo me gli italiani non si sentono per niente italiani. Ma quando vanno all'estero li riconoscono subito. Secondo me gli italiani sono cattolici e laici, ma anche ai più laici piace la benedizione del Papa. Non si sa mai. Secondo me gli italiani sono poco aggiornati e un po' confusi perché non leggono i giornali. Figuriamoci se li leggessero. Secondo me gli italiani, specialmente i giovani, sono dotati di un forte senso di autonomia. Infatti già sui 35 anni cominciano a pensare di lasciare la casa dei genitori. Secondo me gli italiani hanno sempre avuto come modello i russi e gli americani. E come diceva la mia mamma, ecco come va a finire quando si frequentano le cattive compagnie. Secondo me gli italiani sentono che lo Stato gli vuol bene. Infatti anche nelle piccole cose, quando prendi un caffè, quando vai al cinema, quando fai un pieno di benzina, lo Stato è sempre presente. Secondo me gli italiani sono più intelligenti degli svizzeri. Ma se si guarda il reddito medio pro capite della Svizzera, viene il sospetto che sarebbe meglio essere un po' più scemi. Secondo me un italiano, quando incontra uno che la pensa come lui, fa un partito. In due è già maggioranza. Secondo me gli italiani e l'Italia hanno sempre avuto un rapporto conflittuale. Ma la colpa non è certo degli italiani, ma dell'Italia che ha sempre avuto dei governi con uomini incapaci, deboli, arroganti, opportunisti, troppo spesso ladri e a volte in passato persino assassini. Non sono mai stati capaci di far funzionare niente. Eppure, non si sa con quale miracolo, gli italiani sono riusciti a rendere questo paese accettabile, vivibile, addirittura allegro. Complimenti.